Terza segnalazione, volevo segnalarvi una sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, pubblicata il 4 dicembre del 2020, questa sentenza che in qualche modo è interessante sotto il profilo della prescrizione dell'azione di esecuzione per il superamento del termine di 10 anni previsto dall'articolo 114 del codice del processo amministrativo. La questione interessante è la seguente: se si possono ammettere atti stragiudiziali di interruzione dell'actio iudicati, perché quali sono i quesiti che si pone l'adunanza plenaria? O meglio, quali sono i quesiti che sono stati rimessi all'adunanza plenaria dal Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano? Prima questione: se il termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 114 del codice del processo amministrativo riguardi il diritto di azione o il diritto sostanziale che è stato riconosciuto dal giudicato, cioè colui che ha un giudicato e deve farlo valere, eseguirlo, ha un diritto di agire in giudizio. E allora la prima questione è: il diritto di agire in giudizio, l'actio iudicati, è quella che si prescrive in 10 anni, oppure la prescrizione decennale del 114 del codice processo amministrativo si riferiva al diritto sottostante, al diritto sostanziale che il giudicato aveva riconosciuto? Secondo, una volta che fosse stabilito che la prescrizione si riferisce all'azione e non al diritto sottostante, e mi pare che su questo non ci sia da dubitare, perché il tenore letterale dell'articolo 114 parla di azione in giudizio per esercitare l'azione che deriva dal giudicato, non parla del diritto a monte, quindi non c'è dubbio. Si deve interpretare questo come un termine di decadenza oppure un termine di prescrizione? Perché a guardare la durata del termine, 10 anni sembrerebbe un termine di prescrizione. Ma in realtà, se attiene all'azione in giudizio, opera in realtà come un termine di decadenza, perché è il termine entro il quale si deve proporre l'azione. Infine, come vanno interpretati gli atti stragiudiziali di interruzione, cioè se gli atti medio tempore intervenuti, dimessi in mora all'amministrazione affinché ottemperi, eccetera, valgono come atti interruttivi, perché come sapete, mentre la prescrizione si può interrompere, la decadenza non si può interrompere. Bene, la soluzione che l'adunanza plenaria dà alla questione è molto molto chiara. Primo, il legislatore ha qualificato come termine di prescrizione e non di decadenza. D'altra parte, la lunghezza stessa, dicevo, 10 anni. Questo termine attiene alla actio iudicati, che ha tuttavia un'azione che sotto ha delle situazioni giuridiche diverse, perché l'azio iudicati può far riferimento a dei diritti soggettivi, può far riferimento anche a degli interessi legittimi. Ora è chiaro che quella esigenza di definire rapidamente una vicenda per motivi di certezza, anche di non intralcio dell'azione amministrativa che aveva stabilito un termine di decadenza brevissimo di 60 giorni per l'impugnazione di interessi legittimi, in qualche modo sembrerebbe disarmonico rispetto a un termine di prescrizione dell'actio iudicati, 10 anni.
Ma il Consiglio di Stato cosa dice? Dice, ma in realtà, guardate, la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva al pari di quella civile. E dunque, se vogliamo che la tutela, offerta ai diritti sia la stessa tutela che viene offerta agli interessi, non potrebbe l'azio giudicati avere un andamento diverso a seconda che si riferisca ad un'azione per dare esecuzione a una sentenza sotto cui ci sono dei diritti rispetto a quella nella quale la sentenza si riferisce a degli interessi. Dunque è un termine di prescrizione, è uguale per tutti i casi e il termine decennale, in quanto termine di prescrizione, può essere interrotto con atti stragiudiziali, esattamente come può avvenire per qualunque altro termine di prescrizione. Sulla base di questo quadro normativo, l'articolo 114, in risposta ai quesiti, porta a enunciare il seguente principio di diritto: il termine decennale è in ogni caso interrompibile con un atto giudiziale, in quanto spetta, in base all'esecuzione del giudicato, il periodo di tempo non può essere inteso se non come un termine di prescrizione.